Chiudi, Leo! Fra, te col calcio vero devi smettere. A FIFA devi giocare, a FIFA! Ma perché non te ne vai a fanculo? Oh, e non piangere, dai, lo sai che sto scherzando. Dai, no. A proposito di FIFA, vieni da me? Ci facciamo due partite alla play. Ci sarà anche tuo padre a casa? Sì, penso di sì. Allora no, lo sai che il presidente non mi sopporta. Esagerato, dai. Sai che non è così. È così, è così. Non mi ha mai potuto vedere fin da piccolo. In squadra mi tiene perché sono il più forte e lo faccio vincere. Ma andare in giro per casa? Anche no. Voi due, settimana prossima viene un procuratore a vedervi. È uno grosso. Fatemi fare bella figura. Per la giovanile? Non sono fatti vostri. Akram! Sì, mi dica. Niente. Datti da fare. Dennis, ci vediamo a casa. Visto? Ma che modo per te? Speriamo. Io comunque sono pronto. Poi mamma. Sì, sì. Tutto a posto, sto tornando. Sì, arrivo. Ah, mamma. Dicono che la prossima settimana viene uno importante a vederci. E per la giovanile. Viene da Roma. Sì, vedrai mamma che è la volta buona. Inshallah, inizierà a portare a casa dei soldi. Sì. Arrivo mamma. Ciao. Allora, Fulvio, tutto a posto, ok? Come stai? Alla grande, non si vede? Buono, Fra. Sono contento per te. Oh, comunque te l'ho sempre detto. Fare dei soldi è facile. Vieni con me. È per tutte e due. No, ma stai buono. I soldi li farò quel calcio. È parecchio. Sì, buone. Vedrai, vedrai. Manca poco. Dammi tempo. Vabbè, senti. Stammi bene, Fulvio. Akram, non so come dirtelo. Vogliono me. Vi avrà promesso dei soldi. Sicuramente. Che devo fare? Questa può essere un'occasione anche per me. Con i soldi si ottiene tutto. Fai quello che pensi che sia giusto per te, Fra. Akram, dai! Vaffanculo, Dennis! Te, tuo padre e i suoi soldi! Vaffanculo!
Lucio! Sono 6 mesi ormai che viene qui al centro. Perché non mi ha detto niente di quest'altra denuncia? Il processo è fra 2 giorni. È per una storia vecchia. Di prima che io venissi qui. Ho capito, Hakem, ma dovevamo parlarci bene con l'avvocato. Non è più come lo spaccio dell'altra volta. Questa è una lista aggravata, roba più seria. Te l'ho detto. È stato quell'altro a tirare fuori il coltello. Io non ho fatto niente. Va bene. Solo che te eri lì e hanno beccato te. Senti, non ci giro tanto intorno. Qui il rischio è che ti annullino la messa alla prova e che tu vada dentro. Senti, a me quella storia del calcio mi ha mandato fuori di testa. E di cazzate ne ho fatte tante. Ma mai fino a questo punto. Lo so, Hakem. Guarda, qui il tuo lavoro lo stai facendo benissimo. Ascolta, ma qualche testimone, qualcuno che possa parlare a tuo favore? No, non c'è nessuno. No, no. Era sera, non c'era nessuno. Va bene, dai, non ti preoccupare. Ne riparliamo domani mattina con l'avvocato. Sì. Adesso andiamo, che i bambini ci aspetta. Fra, so che sei nei guai. Mi dispiace, ti voglio aiutare. Cioè, te lo devo. Vieni dopo domani, prima del processo. Lì dove stai. Dai, promettimi che ci sarai. Stai pensando ai vecchi tempi? Ciao Dennis. Sì, era facile da indovinare. Quante partite, eh? Eravamo forti. Ma te, sempre un po' più forte di me. Già. Però poi sei stato te a fare strada. Immagino che tuo padre sarà orgoglioso del tuo successo. Io quel giorno ho fatto una cazzata ad accettare l'interlazzi di mio padre. Quella era la tua occasione. E per questo io ti chiedo scusa. Le tue scuse adesso servono a poco. E invece no. Senti, Hakem, io lo so che te tra un'ora devi andare là. E so anche che non ci sono testimoni. E questo chi te l'ha detto? Lascia perdere. Ho già pagato 2 persone. Per dire al processo che la sera della rissa eri con loro. E che sei stato coinvolto per caso. È tutto organizzato. Devi solo confermare quello che dicono loro e te ne esci da questa storia. Con i soldi sistemi tutto, eh? No, ti ringrazio. Non accetto. Hakem! Ti prego, voglio sepitarmi con te. Senti, Dennis, io sto rimediando i miei errori e lo sto facendo a modo mio. Se c'hai problemi anche te vuoi rimediare, trovati un altro modo, più pulito. Questo è il mio consiglio, eh? Hakem, non ti lascio andare là dentro. Dammi retta, rischi la galera. Ti ricordi i calci negli stinchi? Le ginocchia spocciate. È un campetto di merda. Ma ci sembrava il Maracanã.
Akram, che cazzo fai? Akram, apri sto cazzo di cancello! Akram! Oh!